Buonasera a tutte e a tutti, a chi è qui presente, a chi ci segue online. Ringrazio innanzitutto l'Istituto per aver voluto accogliere questi 2 giorni di seminario su Giambattista Vico tra l'Illuminismo radicale e forme della ragione moderna. Saluto e ringrazio i relatori di queste 2 giornate, il professor Girard e il professor Lo Monaco, che sono collegati online. E prima di dare la parola al nostro relatore di questa giornata, il professor Girard, vorrei dire 2 brevi parole introduttive per cercare di collocare, come dire, la cornice e lo scopo, in un certo senso, di questa nostra 2 giornate che si delinea intorno al tema della modernità attraverso Vico. Ebbene, il termine e la nozione di modernità non incarnano una categoria lineare, neutra. Essa non si impone esclusivamente come una categoria storiografica o semplicemente come un momento nella storia del pensiero filosofico, scientifico e politico, ma il termine, il concetto di modernità, come di moderno, incarna una categoria problematica che marca costantemente un giudizio di valore rispetto a ciò che precede, un aggettivo di valore che segna una vittoria di un momento nella storia del pensiero o su di un'altra. Quando, dove, in che momento, a partire da che cosa noi possiamo rintracciare nella storia dell'umanità una cosiddetta nascita della modernità. Il senso di ciò che convenzionalmente definiamo come modernità e il modo in cui si sono costituite le molteplici forme della ragione moderna resta tuttora problematico. È spesso a posteriori che noi rintracciamo una nascita della modernità, se possiamo definirla così, o un partito dei moderni, laddove è la nostra idea di moderno che sovrapponiamo al corso reale degli eventi. Ecco, dal punto di vista storiografico, la modernità, compresa come un'autolegittimazione, secondo la nota definizione di Hans Blumenberg, ovvero come un'autoaffermazione di una non meglio precisata forma di ragione dei moderni, generalmente identificata con una generalizzata ragione cartesiana, è pensata nei termini di una rottura del tempo e di ciò che la precede, come una soglia epocale, la definisce Blumenberg, verso una nuova fase della storia e verso una nuova fase della storia occidentale orientata al progresso. Questa considerazione, che eredita e replica la rappresentazione della modernità tipica di quella che è stata definita come l'autobiografia dei moderni, non assume, come ha osservato fra gli altri Michele Ciliberto, i moderni come una fonte problematica da interrogare, da discutere criticamente e rispetto ai quali porre una distanza, bensì come portatori di una rappresentazione comune implicitamente data e accettata. Ora, seguendo la riflessione elaborata da Giambattista Vico e il contesto della diffusione delle scienze naturali, giuridiche e politiche nella Napoli della seconda metà del Seicento, attraverso le riflessioni degli accademici investiganti Tommaso Cornelio, Francesco D'Andrea e Leonardo Di Capua, possiamo imbatterci in una forma di ragione moderna differente da quella che siamo soliti definire come tale. Come vedremo, non si tratta di una ragione esclusivamente o puramente cartesiana, astratta e separata, ma di una razionalità scientifica, giuridica e politica immersa nella dimensione civile delle relazioni e delle cose umane, che al tempo stesso eredita e si alimenta, riformulandole, le tradizioni fisico-naturalistiche e politico-civili umanistico-rinascimentali. E dunque questa è una forma di ragione che non scinde il patrimonio delle differenti tradizioni filosofiche e scientifiche, ma che scopre e lega fra loro i moderni Descartes, Gassendi, Galileo, Hobbes, Bacon, Boyle, Harvey, alla tradizione naturalistica meridionale dei precedenti, ma non meno moderni, Della Porta, Telesio, Campanella, Stigliola e ancor prima Lucrezio e il lucrezianesimo, recuperando questi autori in una dimensione di pratico sincretismo e rivendicando una necessaria libertas filosofandi nei confronti sia del potere politico sia religioso. Ora, uno degli scopi di queste giornate di discussione vuole essere proprio quello di ripercorrere il costituirsi storico di questa specifica forma di ragione
e di modernità, o di quello che possiamo definire, secondo una definizione di Jonathan Israel, un illuminismo radicale. Questo risponde al tentativo di proporre una più ampia comprensione storiografica che possa rimettere problematicamente in discussione il mito di una cosiddetta nascita della modernità. Ora tenteremo, come dire, di ripercorrere questo processo di discussioni fisico-naturalistiche e politico-civili oggi attraverso la relazione del professor Girard che vado a presentare e a introdurre. Pierre Girard è professore di studi italiani e di storia delle idee e di filosofia politica presso il Dipartimento di Studi Italiani dell'Università Jean Moulin Lyon 3, dove è decano della facoltà di lingue. È responsabile scientifico del laboratorio d'eccellenza COMOD, dove è corresponsabile con Armando Sondo del seminario di storia delle idee e del seminario di studi italiani. È co-direttore della rivista, insieme a Nicole Gengou e Morgan Lark, della rivista Libertinage et Philosophie à l'époque classique. Ricordo tra i suoi studi e tra le sue monografie Le vocabulaire de Vico, Jean-Baptiste Vico, La razionalità politica, Une lecture della scienza nuova e il recente Comme de Lumière jamais vue, Materialismo e radicalità politica, dalle Premières Lumières a Naples. Si occupa, tra gli altri interessi, oltre che di illuminismo napoletano, Piero Giannone, Gian-Battista Vico e Mario Pagano, di filosofia politica e di Antonio Gramsci, nonché di letteratura e società a Napoli nell'Italia contemporanea, l'Italia degli anni 70 e i movimenti di rivolta e di lotta armata. Lo ringrazio molto per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo seminario e gli cedo molto volentieri la parola. Grazie Antonio. Io sono io a ringraziarvi per l'invito. Purtroppo non sono potuto venire a Napoli, forse un'altra volta, ma sono contento di vedere tutti gli amici, i colleghi e soprattutto tutti gli studenti che sono presenti per questa occasione. Mi sentite bene? Sì, ti sentiamo benissimo. Ok, vabbè. Volevo soltanto dire che condividevo completamente la prima presentazione, soprattutto perché stasera stiamo parlando di Vico, anche della prima modernità napoletana, e volevo sottolineare che in Vico la questione dei giovani, della scuola in generale, ma anche dell'università, è un punto fondamentale, perché si è parlato di Vico come un filosofo tornato sul passato, e io penso che sia esattamente il contrario, perché se facciamo riferimento a una delle prolusioni universitarie, una delle ultime prolusioni che viene letta all'Università di Napoli, di Mente Eroica del 1732, Vico indica che, cito di memoria, che il mondo è ancora giovane. E questo è un punto molto importante, soprattutto il ruolo della scuola e dell'università per dare forza a questa giovinezza del mondo. Bene, adesso passo al mio intervento. Dunque, la questione, il problema della modernità e del materialismo, dell'atomismo, a Napoli, nella seconda metà del Seicento, e pertanto è tutto questo mondo nel quale Vico si forma e che poi aiuterà a costituire la sua filosofia. Quando si cerca di pensare retrospettivamente l'emergere della modernità a Napoli, a parte la definizione del termine stesso, si pone immediatamente la questione della data. Nel caso dell'emergere di questa modernità, una data è costantemente proposta come il vero punto di partenza di questa modernità scientifica nel Regno di Napoli. Questa data, 1649, coincide con il ritorno del filosofo e medico Tommaso Cornelio dal suo viaggio nel nord dell'Italia. Cornelio torna con le opere che simboleggiavano la Libertas Philosophandi, e che erano difficili da trovare a Napoli, in particolare le opere di Galileo, Hobbes, Boyle, Gassendi, Harvey, von Helmont, Bacone, Cartesio.
Dietro l'aneddoto colpisce ritrovare ogni volta lo stesso schema retorico, la stessa forma di presentazione che rende questo ritorno una rottura, come se la semplice introduzione di questi libri operasse una vera soluzione di continuità nella vita intellettuale degli studiosi napoletani. Questo aspetto è evidente, per esempio, negli avvertimenti ai nipoti di Francesco D'Andrea, dove indica che fu a Tommaso Cordeglio, cito, a cui la nostra città deve tutto ciò che oggi si sa di verisimile nella filosofia e nella medicina, che fece venire a Napoli, cito, l'opera di Renato delle Carte, di cui fino a quel tempo ne era stato a noi incognito il nome. Proverbio questa idea espressa quasi negli stessi termini da Costantino Grimaldi o da Nicola Menta, biografo di Leonardo di Capua. Ancora una volta l'idea di rottura e di novità è sottolineata nella misura in cui le opere di Cartesio e di Gassendi sono presentate come, cito, lumi non mai veduti, è una citazione di Grimaldi, ma è forse Giannone nella sua Storia civile del Regno di Napoli del 1623 che riassume questa idea nel modo più efficace, e la prima citazione che vorrei leggere: Tommaso Cornelio, come fu detto, aveva introdotta in Napoli la nuova filosofia e egli procurò che le opere di Renato Descartes qui vi si introducessero. Ebbe egli in questi principi per compagno Leonardo di Capua, medico e filosofo ancora egli, onde congiunti insieme cominciarono a promuovere le buone lettere, soprattutto la filosofia e la medicina. Fine citazione. Tutti questi passaggi sembrano coescendere perfettamente, anche se scritti da autori molto diversi e in tempi diversi. Anche se l'importanza dei viaggi individuali deve essere riconosciuta, non è possibile limitarsi a tali resoconti. La data del 1649, per quanto simbolica, fornisce solo una continuità relativa. La ricerca, gli studi vicchiani, hanno tra l'altro dimostrato la vitalità della filosofia e delle sue varie pratiche nel mondo meridionale. Penso in particolare a questo bellissimo libro, adesso un po' vecchio, del 1961 di Nicola Badaloni, la prima parte, che è molto importante su questo aspetto. E tutti quei studi dunque hanno dimostrato questa vitalità nel mondo meridionale italiano, in particolare a Napoli, già nel 500, alla fine del 500 e nella prima parte del 600. Potremmo citare, come l'hai citato Giulio appena, l'importanza di Telesio, di Campanella, Bruno, che ebbero una forte influenza a Napoli, o figure centrali come Giambattista della Porta, Stegliola, o un'altra figura molto importante, il medico e chirurgo Marco Aurelio Severino, che tutti svilupparono pensieri originali dall'inizio del Seicento, sia nella medicina sia nella filosofia naturale. Di conseguenza, la questione non è tanto la rilevanza di questa data, 1649, quanto il fatto che sia ripetuta e la persistenza con cui viene proposta nelle narrazioni. Tuttavia, lo studio del contesto napoletano, della qualità dei tempi, per usare una formula machiavelliana, mostra che il quadro è ben diverso e che dietro il mitico ritorno di Cornelio ci sono in realtà condizioni di sviluppo molto più conflittuali politiche. Per riassumere, potremmo dire che ce ne sono tre e sono di natura molto diversa. Il primo si riferisce, diciamo, all'eccezionale situazione naturale di Napoli, che la rende una delle grandi tappe del Grand Tour. La zona di Napoli, infatti, notevole per l'attività vulcanologica e sismica che la rende una sorta di laboratorio vivente e aperto per gli scienziati. Possiamo per esempio pensare all'eruzione del Vesuvio nel 1631, molto importante per gli scienziati, ma anche a causa della sua pericolosità espone la condizione umana sottoposta a queste grandi catastrofe naturali. L'intensa attività vulcanica, che si tratti del Vesuvio molto attivo all'epoca, come l'ho detto, o dei Campi Flegrei, i terremoti, le mofette, di cui si occupa Leonardo di Capua,
affascinavano gli studiosi tanto quanto erano di fonte di superstizioni popolari. In questo contesto, l'attività dei novatori napoletani era complessa e comportava diversi tipi di approccio. Si trattava sia di comprendere scientificamente i fenomeni e di prevenirli, sia di lottare contro il potere religioso e più in generale la superstizione, sia di cercare di influenzare il potere politico per garantire una politica preventiva efficace. Come si vede, la posizione dei novatori napoletani nella cornice unica della regione di Napoli riunisce immediatamente diversi campi inseparabili, scientifici, ma anche politici e teologici. Il secondo di questi quadri in cui avviene l'emergere di questa modernità è legato ai disordini politici derivanti dalla cosiddetta rivoluzione di Masaniello. Questa rivoluzione, la cui interpretazione è ancora oggi dibattuta tra gli storici, non solo segna la storia napoletana, ma costituisce anche un mito per la storia europea della seconda metà del Seicento. Dietro la rivolta spontanea, senza un vero progetto politico, si incolpa il malgoverno anche a causa di una politica fiscale eccessiva. È importante notare il coinvolgimento dei novatori, in particolare Francesco D'Andrea, Giuseppe Donzelli, in questo movimento. E questa prospettiva, la messa in scena del ritorno di Cornelio, serve a dissociare due elementi di natura diversa rispetto al potere politico. L'ultimo elemento, che secondo noi determina la qualità dei tempi napoletani, si riferisce alla terribile epidemia di peste del 1656. Si stima che, pensa agli studi di Giuseppe Galasso, si stima che nell'arco di 6 mesi più della metà della città perì, cioè più di 200.000 persone. È ovvio che un tale evento non poteva rimanere senza effetti sui novatores, alcuni dei quali furono direttamente colpiti. Per esempio il medico Severino, di cui ho parlato poco fa, ne fu una vittima, una delle prime vittime. L'interesse per la medicina non può essere separato da questa tragedia, dalla incapacità sanitaria del vicereame spagnolo, dalla sua catastrofica gestione politica e sociale della crisi, dalle superstizioni trasmesse dalla Chiesa e dai Gesuiti. In questo senso, il contesto napoletano, determinato da questi molteplici specificità, non può dunque essere legittimamente neutralizzato, come che si tratti di pensare lo sviluppo o il punto di partenza della modernità, nella misura in cui costituisce il quadro in cui i novatores declinano e praticano la libertas philosophandi. In questo senso, possiamo capire il senso della narrazione del ritorno di Cornelio, la sua ripetizione che tenta di disattivare questo quadro politico proprio nella prospettiva politica di fare pressione sulle autorità per orientarle meglio verso la moderna pratica scientifica e sanitaria. I moderni Napoli sono membri del ceto civile, cioè giuristi, scienziati, oltre che politici, tanto che l'introduzione della modernità è in gioco nel campo teologico-politico. Per comprendere questa la specificità dei novatori napoletani della seconda metà del Seicento, è necessario, secondo me, fare riferimento alla famosa Accademia degli Investiganti, che si sviluppò in parallelo ad un'altra famosa accademia in Italia, quella del Cimento, a Firenze. Questa Accademia Napoletana, le cui attività iniziarono negli anni 1650 sotto l'impulso di Tommaso Cornelio e di Leonardo Di Capua e del giurista Francesco D'Andrea, occupò un posto centrale nella vita intellettuale napoletana. Più che di un'accademia nel vero senso delle parole, sarebbe forse meglio parlare di un movimento, poiché le attività di questa accademia sono così numerose e simboleggiano la pratica dei moderni nella seconda metà del Seicento. Le attività furono, come ho detto, molteplici.
che si trattasse della questione dell'insegnamento della chimica all'università, nello studio napoletano, della controversia sulla coltivazione del lino nel lago di Agnano, della difesa dei libri di Sebastiano Bartoli, della difesa delle opere mediche, il parere in particolare di Leonardo di Capua. Per cercare di rendere conto di ciò, potremmo prendere due esempi significativi, secondo me. Da un lato, il modo originale in cui la tradizione cartesiana è stata accolta, e dall'altro l'uso metodologico dell'atomismo, soprattutto in medicina. Comincio dalla fortuna cartesiana, la particolare fortuna cartesiana a Napoli. Si possono evidenziare diversi aspetti riguardanti questa fortuna di Cartesio a Napoli. Il primo si riferisce alla capacità di Cartesio di essere, agli occhi dei novatores napoletani, soprattutto un nome, e prima di tutto un nome, un simbolo della libertas philosophandi, e quindi di costituire una sorta di macchina da guerra contro il campo degli antichi. È notevole che ancora prima di leggere Cartesio è il simbolo che viene proposto e che si integra immediatamente nel contesto specifico di Napoli. Sarà notato in particolare la situazione di Vico, che non legge Cartesio in francese, ma legge le Specimina Philosophiae, la traduzione latina di per esempio del discorso sul metodo. Ciò che segna questo contesto, come abbiamo visto, è la sua urgenza, la consapevolezza che non ci si può perdere in questioni metafisiche lontane dalla necessità di agire il più rapidamente possibile, hic nunc. Ancora una volta l'esperienza della peste, dei rischi inerenti all'ambiente naturale e dell'instabilità politica orientò profondamente i quadri di recezione e l'orizzonte di lettura dei novatores napoletani. Così ciò che viene ripreso in Cartesio è soprattutto l'efficienza della res extensa e più in generale del meccanismo. Da questo punto di vista non sorprende la facilità con cui i novatores napoletani associarono il cartesianesimo ridotto alla res extensa alla tradizione materialista, in particolare quella di Democrito Lucrezio, molto presente a Napoli e più in generale in Italia nella seconda metà del Seicento, nonché Galileo, che pure seguiva lo stesso quadro di recessione. È nota la traduzione in italiano di Lucrezio da Alessandro Marchetti, che è un alunno di Borelli, che lui faceva parte dell'Accademia del Cimento e è venuto a Napoli a fare le stesse esperienze in seno all'Accademia degli Investiganti. Il pensiero metafisico cartesiano fu emarginato dai novatores, che lo vedevano come una reliquia arcaica di cui Cartesio non era riuscito a liberarsi, o come una strategia di dissimulazione più o meno onesta che permetteva di proporre un metodo materialista senza rischiare le ire dell'Inquisizione. È d'altronde una tale osservazione che permette anche ai novatores di associare la tradizione cartesiana al gassandismo, anch'esso molto presente a Napoli. In ogni caso, ciò che si conserva nei due autori, anche se le strategie sono molto diverse, è la loro capacità tattica di rispondere alla doppia esigenza della scienza e della teologia, cioè rendere teologicamente accettabile l'uso epistemologico dell'atomismo e più in generale della tradizione materialista. È notevole vedere che sia i seguaci del cartesianesimo che i suoi più acerrimi oppositori a Napoli erano paradossalmente d'accordo sulla valutazione di una tale tradizione. Per i cartesiani napoletani sono l'efficienza meccanicistica della resistenza, del meccanismo, è da riprendere. Tuttavia, questo è precisamente ciò che condannarono gli oppositori dei novatores, in particolare il padre gesuita Giovanni Battista de Benedictis, detto Alettino, responsabile di una feroce polemica contro i novatores alla fine del Seicento, cioè, secondo lui, una filosofia che rinunciava alla metafisica e ne proponeva solo una illusoria di pura facciata per meglio introdurre empie tesi materialistiche. Detto questo,
sarebbe un errore credere che i innovatores adottino posizioni radicali fin dall'inizio, andando apertamente contro un partito dei veterans. Ancora una volta, il contesto, la sua urgenza, la sua instabilità devono essere considerati come elementi determinanti. Ciò che spinge l'emergere della modernità a Napoli è creare più rapidamente e nel modo più efficace le condizioni concrete per un immediato uso pratico della libertas philosophandi. Il campo di confronto, anche se ha necessariamente conseguenze teoriche, è in realtà concretamente determinato dal ritmo e dalle difficoltà della pratica della modernità. Il problema dei innovatores non è affatto quello di proporre una teoria materialista che sostituisca le teorie arcaiche degli antichi, ma di creare le condizioni per una pratica efficiente della medicina, in particolare, per esempio, attraverso l'uso della chimica. Bisogna anche ricordare che le relazioni con le autorità erano molto ambigue. Mentre alcuni innovatores ebbero l'opportunità di opporsi direttamente al vicerame, penso per esempio a Giuseppe Donzelli, che fu il primo a scrivere una storia della rivoluzione di Masaniello, partenope liberata, altri, fra innovatores al contrario, cercarono di investire le istituzioni del regno per creare le condizioni di una riforma efficace. Per fare alcuni esempi, Tommaso Cornelio fu nominato professore di matematica all'Università di Napoli nel 1653. Allo stesso modo, Francesco D'Andrea ebbe una brillante carriera politica a Napoli, in diverse prestigiose istituzioni giuridiche, anche se i suoi avversari lo accusarono di aver preso parte attiva alla rivoluzione di Masaniello. Allo stesso modo, e anche se la sua opera più famosa, Il parere, sarà al centro di violente polemiche, Leonardo di Capua scrisse questo lungo testo sulla necessità di un rinnovamento della medicina solo su richiesta del viceré stesso, che lancia un appello su questo tema ai principali medici di Napoli. La posizione dei innovatori sarà dunque molto fragile, tra urgenze pratiche, litigi complessi, meccanismi di influenza politica, e questo di fronte al partito dei veterans, forte di posizioni teoriche scolastiche, coerenti e appoggiato su una potente tradizione. Questa posizione scomoda dei innovatores è allo stesso tempo la loro forza e la loro debolezza. Questo è più evidente nel modo in cui l'atomismo e il materialismo più in generale vengono accolti. In apparenza si tratta di un chiaro materialismo, come si manifesta efficacemente in diversi testi di Francesco D'Andrea. E, voglio leggere il secondo testo, che è un esempio, secondo molto, molto chiaro, di questa visione all'atomismo e al materialismo da parte dei materialisti napoletani. Cito: la materia, dunque, della quale tutte le cose naturali costano, non ha da essere altra che quella materia stessa che vediamo, che tocchiamo, la cui essenza non in altro consiste che in essere una sostanza che abbia estensione, cioè che abbia le tre dimensioni delle quali costano tutti i corpi, sì che l'essere materia e l'essere corpo sia una medesima cosa. E perciò tutte le mutazioni che si fanno nella materia hanno da essere similmente corporee, cioè è composizione, trasposizione, movimento delle parti di essa materia. E da questa dipendono tutte le forme o nature o parenze che dir vogliamo dei corpi naturali. Citazione. Ma se questo testo è molto chiaro, è subito qualificato da D'Andrea. La posizione dei innovatori non è quella di un materialismo militante contro gli antichi, ma mira più precisamente ad agire efficacemente ed evitare così in una certa misura lo scontro. E voglio citare lo terzo testo. Del resto, poi, se la materia sia infinita, come vogliono alcuni, o terminata, come dicono i più, o indefinita, come disse il Descartes, o se si dia il vacuo, come insegna Galileo, e dopo di lui il Gassandò, o se sia implicante in natura, come stima il Descartes, se le parti siano divisibili in infinito, o se si diano i punti che non hanno parti,
con altre questioni simili, ciò poco importa per la condizione delle cose naturali, potendo, ed è l'una ed è l'altra maniera, rettamente filosofarsi nel ricercare la natura di quella materia che veggiamo e nel considerare le parti corporee delle quali essa materia costa con le mutazioni che continuamente si fanno, nel che consiste tutto lo scopo dell'inquisizione fisica. Fine citazione. Il rischio di false domande è dunque duplice. È praticamente una perdita di tempo nell'installazione della modernità, la cui attuazione è urgente nel contesto napoletano, ma è anche teoricamente pericolosa perché sposta il quadro del confronto tra gli antichi e i moderni sul campo teorico, in parte abbandonato dai novatores, da cui il rischio delle, cito, pubbliche altercazioni mettono in pericolo questo materialismo metodologico dei novatores. Volevo leggere l'ultimo testo, sempre di Francesco D'Andrea. Io crederò che la filosofia atomistica, cioè la sensata, la reale, quella che mira a ricercare la verità delle cose, non di trattenersi nelle vane dispute delle parole, si corromperà quando comincerà ad esporsi alle pubbliche altercazioni. Poiché non si attenderà più a indagare il vero, o almeno il più verosimile, ma solo ad acquistare l'aura del volgo con le novità, con la novità, e ad estimarsi di non cedere mai e a provvedersi a distinzioni di vocaboli che non si tendono né dai quei che lo pugnano né dai quei che la difendono. Citazioni. Sfortunatamente per i novatores, queste vane dispute di parole alla fine li raggiunsero e misero in crisi il modello di modernità promosso dall'Accademia degli Investiganti. Come abbiamo detto prima, la forza del modello investigante, la sua indeterminatezza teorica, la sua volontà di neutralizzare ai loro occhi litigi inutili e pericolosi, è anche la sua principale debolezza. La forza di un tale modello poggia sulla forza prospettica della macchina da guerra che costituisce la sedimentazione delle tradizioni galileiana, cartesiana e materialista. Questa tradizione composita gli si impone perché offre strumenti epistemologici immediatamente efficaci e rende arcaici gli attacchi del partito degli antichi. Questa è la mola principale dei moderni, che permette loro di giustificare il rifiuto di un confronto diretto con gli antichi e agli occhi delle autorità. In altre parole, che senza perdere tempo a rispondere agli attacchi sulla debolezza e l'ipocrisia del sistema metafisico cartesiano, se agli occhi delle autorità importante di proporre procedure sanitarie, mediche efficaci in grado di affrontare le sfide del contesto particolare di Napoli. Da questo punto di vista, la forza dei novatores non stava tanto nel saper rispondere ai veteres quanto nello spostare il campo di confronto in uno in cui ogni confronto con i veteres diventava superato e non necessario. Questo posizionamento tattico, che si basa su un contesto decisivo, ha tuttavia lo svantaggio della fragilità dell'evoluzione di questo stesso contesto. Abbandonando il campo teorico, concentrandosi sulle condizioni di possibilità di una pratica scientifica immediata ed efficace, per esempio nella medicina, ma anche nel diritto, i moderni hanno corso il rischio di non poter più rispondere agli attacchi teorici e teologici degli antichi. Questo rischio è diventato evidente dal momento in cui l'efficacia epistemologica del modello cartesiano e della scienza moderna è stata messa in discussione, in crisi. A Napoli questa evoluzione è stata contemporanea della crisi del modello meccanicistico cartesiano. Certamente la seconda metà del Seicento fu segnata dalle maggiori pubblicazioni e gli investiganti, la progymnasmata fisica di Cornelio nel 1663, il teatro farmaceutico dogmatico spagirico di Donzelli, i pareri di Leonardo di Capua nel 1981, le sue lezioni intorno alla natura delle moffette nel 1683. Quanto agli avvertimenti ai nipoti di Francesco D'Andrea,
che ebbero un grande successo sono del 1696, ma tutte queste pubblicazioni suscitarono sia il sostegno al modello epistemologico e giuridico dominante, sia l'ostilità teologico-politica del partito degli antichi. Il modello cartesiano apertamente in crisi alla fine del secolo, in particolare di fronte alla crescente influenza a Napoli di Locke e ancora più di Newton, permise al partito degli antichi di modificare il quadro del confronto con i moderni. Questi ultimi, ormai privi di un modello scientifico efficace e indiscutibile, furono obbligati a difendersi dagli attacchi che venivano fatti soprattutto in campo teologico-politico, dove questo campo dove i innovatores erano appunto indeboliti. Questa modificazione del campo di confronto è evidente se ricordiamo bene la polemica estremamente violenta che oppose De Benedictis e i innovatores alla fine del secolo, in particolare per quanto riguarda la diffusione del parere di Capua. Una volta che l'apparato epistemologico che sostiene il posizionamento pratico dei moderni entra in crisi, il partito degli antichi può facilmente reinquadrare il dibattito sul campo in cui i moderni sono privi di una teoria solida. Questo è evidente nei numerosi attacchi di Benedictis ai moderni alla fine del secolo. Questi attacchi virulenti che sfociarono in un clamoroso processo alla fine del secolo, il cosiddetto processo agli ateisti, in cui furono coinvolti alcuni conoscenti di Vico, non furono sempre così insensati come si sarebbe voluto credere. Certamente il tono del De Benedictis è molto violento e il suo obiettivo ostinato è quello di condannare ogni forma di modernità esponendo le sue radici a suo parere materialiste, eretiche e atee. Ma per fare questo, De Benedictis dimostra nei suoi attacchi una conoscenza spesso molto più precisa della tradizione dei suoi avversari, per esempio una lettura dei testi di Cartesio spesso molto più informata e precisa di quella delle stesse persone che li rivendicano. Lo spostamento nel campo di confronto e il conseguente indebolimento dei innovatores è evidente nell'impresa di difesa della modernità e della libertà filosofandi intrapresa da uno degli ultimi innovatores del secolo, cioè Giuseppe Valetta, alla fine del secolo. È vero che Valetta rimane un importante rappresentante dei moderni, un puro prodotto del ceto civile che ha caratterizzato Napoli nel Seicento, proprietario di una biblioteca famosa per la sua ineguagliabile ricchezza, era il corrispondente di Antonio Magliavecchi, una figura centrale a Napoli, incontrato da viaggiatori famosi, da Burnet a Mabillon a Leibniz. Eppure quando Valetta si impegna a difendere di Capua dagli attacchi di De Benedictis nella sua storia filosofica, gli argomenti utilizzati apparivano ben lontani dalla forza lungimirante delle posizioni pratiche dei primi investiganti. Non è più l'efficienza del meccanismo cartesiano della res extensa nella macchina da guerra rappresentata dal suo solo nome ad essere messa in evidenza, ma la sua ortodossia religiosa. Allo stesso modo, quando Valetta si impegnò a difendere l'atomismo, non fu più l'efficienza pratica scientifica ed essere avanzata, ma il legame di questo atomismo con una cosiddetta antica sapienza italica che risale a Mosè. Insomma, non è più la forza prospettica che convalida e giustifica la posizione dei moderni, ma la conformità religiosa e la conformazione al modello molto antico che ne legittima l'uso. Non è importante qui discernere la validità delle tesi di Valetta, che possiamo solo riassumere qui e che sono spesso più complesse e interessanti di quanto la nostra discussione possa suggerire. L'importante è vedere che alla fine del secolo gli innovatori sembrano essere entrati in una crisi profonda. L'esperienza dell'Accademia di Medinaceli alla fine del Seicento, penso in particolare a un autore come Niccolò Sarsane, spesso
presentata come una continuazione dell'Accademia degli Investiganti, è in questo senso particolarmente fuorviante, secondo me, anche se i temi possono sembrare simili, anche se alcuni accademici hanno partecipato a entrambe le esperienze, penso a Valletta, l'Accademia, o d'Andrea, l'Accademia di Medinaccelli è l'espressione di un modello entrato in crisi, principale quello del cartesianesimo ormai in disuso, obsoleto, rispetto alla forza e alla diffusione del modello newtoniano. La crisi che colpì i novatori alla fine del Seicento, i cui meccanismi e la cui evoluzione abbiamo delineato, devono però essere sfumati in una prospettiva più ampia della storia delle idee napoletane. Dobbiamo essere cauti perché questa crisi ha permesso interpretazioni, secondo me, a volte errate. Questo fu particolarmente il caso per Vicco, che si formò proprio durante questa crisi del modello investigante. Alcuni commentatori, penso a un vecchio libro, Vicco saggio, di Antonio Corsano del 1935, hanno così cercato di dimostrare che Vicco, spaventato in particolare dalla prova dei moderni alla fine del secolo, avrebbe finito per abbandonare la filosofia per dedicarsi a studi umanistici. Da lì è facile fare il passo di fare di Vico un antimodernista, cercando di opporsi agli eccessi della modernità cartesiana per mezzo di un nuovo umanesimo. Se questa tesi non è priva di elementi interni, Vico infatti molto spesso critico nei confronti di Cartesio, essa è tuttavia altamente discutibile se si tiene presente l'ammirabile impresa scientifica rappresentata dalle tre versioni della scienza nuova e più in generale l'influenza concettuale storica che essa ha esercitato su tutto il Settecento, l'Ottocento napoletano, più in generale direi italiano. Più precisamente, dobbiamo riconoscere che l'eredità di Vicco è duplice, quella della modernità investigante, ma anche quella della sua crisi, più in generale quella di una crisi delle scienze naturali, della matesis universalis cartesiana. La forza di Vico, la sua audacia, anche come quella dei suoi eredi, penso da Antonio Genovesi a Mario Pagano, a Filangieri, è di essere capace di superare questa crisi, di fondare le condizioni di possibilità di un approccio scientifico a questa storia che viene fatta dagli uomini e più in generale di mettere a frutto questa grande scoperta che gli costò, cito, aspre difficoltà, fine citazioni, per portare alla luce i principi di una scienza dell'uomo. Possiamo così discernere in che misura il laboratorio napoletano, che offre prospettive originali per l'avvento della modernità, permette l'emergere della filosofia di Vicco, che è centrale nella storia delle idee europee. Vi ringrazio. Grazie. Ho rispettato il tempo o no? Assolutamente. Grazie. Bene. Grazie infinite al professor Girà per questa sua relazione. Personalmente avrei tante curiosità e tante domande, ma lascio spazio a, se ve ne sono per il momento, interventi sia in sala sia online. Chiedo a chi abbia delle questioni e le domande da porre al professor Girà di prenotarsi magari in chat e poi gli darò la parola per una domanda. Intanto ne abbiamo una qui, pregherei di venire al microfono. Grazie. Buon pomeriggio, intanto grazie per la presentazione, è stato un piacere ascoltarla. Avrei in realtà una richiesta di chiarimento sull'intervento. Poi se possibile una domanda occasionata dall'intervento, ma che riguarda anche una sua pubblicazione del 2017, sempre abbastanza attinente.
La domanda di chiarimento è se, mi chiedevo, se questa differenza nella conoscenza dell'opera di Cartesio tra Aletino e i Novatores non fosse una spia di questa differenza proprio negli interessi tra gli antichi e i moderni, e quindi non fosse stata sollecitata per appunto dare un'ulteriore prova della maggiore importanza della questione pratica per i Novatores rispetto a quella della speculazione, per cui appunto la conoscenza di Cartesio finisce sullo sfondo, perché è importante avere un nome che permette di fare le investigazioni scientifiche. E invece mi chiedevo, in queste dinamiche appunto in cui il nome di un filosofo viene utilizzato per rendere leciti alcuni orientamenti, lei ha citato Gassendi e Cartesio, se fosse, se lei ancora fosse dell'opinione che questa dinamica è stata utilizzata a Napoli anche per il nome di Malebranche, o se invece, come lei scrive appunto nel suo articolo del 2017, o se invece in Malebranche la questione non sia diversa, perché alla luce insomma di quello che Malebranche scrive effettivamente nella research, Malebranche non sia invece la testimonianza che sia possibile coniugare l'interesse per le sensate esperienze con una speculazione metafisica senza che questi due aspetti non si sbilancino troppo. Queste sono le due domande, spero di non aver rubato troppo. Rispondo subito, aspetto alle altre domande. Prego. Allora, c'è un'altra domanda in sala, non so come se voi possiamo raccoglierne diverse e poi... Come volete. Va bene, allora c'è una seconda domanda. Buonasera, grazie. La mia domanda si ricollega in parte forse a quella precedente, però volevo chiederle, professore, la teoria degli atomi, cosiddetti atomi spirituali, mi consenta lo simbolo di Gassendi, o la, anche qua un altro simbolo se vogliamo, scolastica cartesiana di Padre Mersenne, entrano a Napoli in questo contesto, ma nella diatriba, diciamo, tra metafisici e meccanicisti, servono come anelli di congiunzione o in quale misura invece sono fatti propri come elementi di contrasto? Mi piace, non ho sentito la domanda perché si è fermato la... Si è bloccata la connessione. La connessione. Volevo chiederle se la cosiddetta scolastica cartesiana di Padre Mersenne e la teoria degli atomi spirituali, appunto di Gassendi, che entra in questo contesto della diatriba tra meccanicisti e metafisici, diciamo, questi due ossimori, scolastica cartesiana e atomi spirituali, in quale misura entrano in questo dibattito a Napoli? E come sono fatti propri, cioè se servono come elementi di congiunzione, diciamo di conciliazione, o invece più che altro di contrasto. Grazie. Grazie. Prego, Pietro. Prego. Per il momento non ci sono altre domande, quindi se... Beh, posso rispondere, Simone? Sì. Ok. Spero di aver sentito bene le domande, perché la connessione è molto, c'è un eco e forse non ho capito bene. Per la prima domanda,
Rispetto all'importanza di Malebranche, direi di sì, ma è come Cartesio, di un certo Malebranche, cioè nella fortuna di questo filosofo, diverse tradizioni, anche in Italia per esempio c'è una ricostruzione molto importante che viene fatta di Malebranche nella tradizione cattolica, ma c'è un'altra tradizione che fa di Malebranche quasi un materialista. E per esempio Malebranche, che viene citato nella vita di Giannone, come appunto il filosofo che li aiuta a non essere soltanto cartesiano. E se vediamo bene nel Triregno, alla fine della prima parte del Triregno, utilizza Malebranche contro Cartesio, o per dare una presentazione completamente materialista di Cartesio. Dunque direi che sia la fortuna di Cartesio sia quella di Malebranche in Napoli sono molto interessanti, perché sono delle fortune declinate insomma in seno al contesto particolare di Napoli. E per questo penso che, anche se ho capito bene la seconda domanda, ciò che mi interessa non è soltanto una tradizione, ma la sedimentazione delle tradizioni. E in questa sedimentazione la figura, per esempio, la possibilità di legare Cartesio con Gassendi, che è possibile a Napoli, è vista come una mostruosità a Parigi. Per esempio c'è una lettera molto famosa di Arnaud a Du Vausel, che dice che gli hanno scritto che a Napoli ci sono una serie di, cito, jeunes fous, pazzi, giovani pazzi, che possono collegare Cartesio con Gassendi. E questo legame non è affatto impossibile per i novatores napoletani. Appunto, c'è una possibilità di rendere più forti questi due, entrambi i filosofi, in questa sedimentazione di due tradizioni diverse, ma in seno al contesto particolare di Napoli. E per questo il confronto con l'Accademia del Cimento a Firenze è molto interessante, perché hanno fatto gli stessi esperimenti, quasi le stesse esperienze. Anche ci sono scienziati come Borelli, che ha partecipato prima all'Accademia del Cimento, poi è venuta a Napoli a fare le stesse esperienze, quelle che sono state descritte da Magalotti nel suo saggio. E l'interpretazione che viene fatta di queste esperienze, delle stesse esperienze, è completamente, completamente diversa, perché appunto il contesto napoletano è diverso. Ho cercato di mostrare i principi di questa diversità, cioè la geografia napoletana, le condizioni politiche, eccetera. Non so se ho risposto bene, perché forse non ho sentito bene le due domande. Assolutamente. Sì. Non so se ci sono altre domande in sala. Sì, prego. Sì, grazie. Sì, professore, buonasera. Buonasera. Intanto la ringrazio moltissimo per la lezione. La mia domanda in realtà è soltanto una piccola curiosità, perché quando si è parlato di una tradizione che potremmo definire atomistica, si è fatto il nome di Democrito, di Lucrezio, molto attiva a Napoli, io non ho potuto fare a meno, il mio pensiero non ha potuto fare a meno di andare a un'altra filosofia atomistica, ossia l'epicureismo, molto attiva a Napoli. Questo anche perché
ho avuto la fortuna in qualche modo di lavorare ai papiri restituiti dalla Villa dei Pisoni, la cosiddetta Villa dei Papiri, papiri ercolanesi dell'Epicureo Filodemo, ma anche di conoscere in qualche modo la scuola epicurea fondata qui sempre a Napoli dal filosofo epicureo Siro. E ora mi chiedevo naturalmente, mi era venuto in mente, potendo in qualche modo rintracciare, andando a ritroso indietro nel tempo, le origini di questa tradizione, secondo lei si potrebbe addirittura arrivare lì, oppure parliamo di un periodo troppo lontano nel tempo e quindi di altre mediazioni storiche, dobbiamo mettere altre mediazioni storiche nel mezzo, non può esserci una relazione con questi avvenimenti e con questi eventi collocati chiaramente nell'antichità, qui parliamo del primo secolo avanti Cristo, insomma. Tutto qui, le ringrazio. Grazie a lei per la domanda. Io per conto mio penso che nella tradizione materialista a Napoli Democrito è molto presente, ma l'autore più presente è Lucrezio. Dobbiamo notare per esempio che nelle lezioni sulle mofette di Capua, nell'introduzione che è anonima e che certamente è stata scritta da Gennaro D'Andrea, il fratello di Francesco D'Andrea, c'è una presentazione insieme complessiva della nascita e dello sviluppo dell'Accademia degli Investiganti, e in questo testo il motto che viene scelto dall'Accademia è Vestiga Lustrat, cioè una citazione che viene fatta al libro secondo dell'Rerum Natura di Lucrezio. Penso che Lucrezio, anche nella filosofia di Vico, è uno degli autori più presenti, forse più presente dei suoi quattro autori. E per rispondere da un altro punto di vista a questa domanda, farei riferimento a un testo, a un saggio poco conosciuto di Eugenio Garin, che avevo trovato alla Scuola Normale di Pisa 20 anni fa, intitolato Il ritorno dei filosofi antichi. In questo testo c'è un brano molto importante, di sviluppi molto importanti, nei quali Garin ci spiega che ogni filosofia non viene mai dimenticata, in particolare quella di Lucrezio. È conosciuto, non viene letto sempre, perché è molto difficile leggere questo tipo di testo, ma non viene mai dimenticato. Perché, si chiedeva Garin, perché una filosofia torna ad essere presente nel campo scientifico, nel campo filosofico? E la risposta è sempre la stessa, perché la filosofia in questa situazione, quella di Lucreziana, ci dà categorie che consentono di nutrire e anche di rispondere alle domande, alle questioni che si pongono nel contesto napoletano. Insomma, non è tanto un Lucrezio teorico che viene ripreso, ma un Lucrezio che offre, a partire dal modello atomistico, categorie scientifiche che consentono alla scienza di svilupparsi, insomma. E per questo viene tradotto, per questa cosa viene diffuso attraverso la traduzione di Marchetti all'epoca. Non è soltanto un onore fatto ad un modello famoso, ma è l'utilizzazione concreta di una filosofia che è moderna nella sua applicazione concreta. Io approfitterei solo per curiosità su questi aspetti, nel senso, se ho ben capito, in certo senso il materialismo e il pensierismo delle grandi tradizioni filosofiche non vengono utilizzate non vengono come dire assunte artisticamente, ma vengono riprese perché dicono qualcosa rispetto all'utilizzo effettivo di una scienza sul piano
sul piano pratico. Ecco, andando verso Vico, mi chiedo, c'è un utilizzo da parte di Vico di questo, quello che tu definisci? Giulio, non ti sento bene. Ma sì, il microfono. Mi senti? Sì, meglio, grazie. Perfetto, grazie. Dicevo, riprendendo questa questione legata al materialismo, al lucrezianesimo, all'utilizzo delle tradizioni filosofiche e ad un utilizzo che non è un utilizzo a prioristico, ma che è un utilizzo che viene fatto sul piano pratico, nel senso c'è una giustificazione, una motivazione che è pratica e concreta di applicazione delle scienze, in particolare della medicina, poi nel suo legame con la filosofia. Ecco, quindi quello che tu definivi come il modello investigante come un modello debole, nel senso che si adatta alla pratica concreta, mi chiedo, c'è da parte di Vico, a tuo avviso, una ripresa di questo elemento? Quindi assumere le tradizioni filosofiche non in modo a prioristico, ma perché si adattano ad una osservazione effettiva delle cose, sia della natura, sia della storia degli uomini. Sì, 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 sì. Rispetto all'Accademia degli Investiganti, come dicevo nel mio intervento, bisogna distinguere fra l'Accademia degli Investiganti e quella del Cimento, perché quella del Cimento, penso ai saggi di Naturali Esperienze di Magalotti, che è un riassunto molto, molto, molto sintetico di tutte queste esperienze e che sarà modello epistemologico durante tutto il Settecento. Nella situazione dell'Accademia degli Investiganti, il legame con Vico è molto difficile, anche perché lui nella sua autobiografia non cita quasi mai i Novatores. Quando si riferisce, per esempio, a Di Capua o a Cornelio, ne parla come uomini dottissimi in latino, in retorica, e non per la capacità a sviluppare una scienza nuova. Ma questa tradizione investigante, l'importanza di una scienza con fondamenti molto, molto, molto solidi, viene ripresa in Vico, perché lui ha visto che la debolezza degli investiganti è una delle ragioni che poi hanno portato questa tradizione investigante alla crisi. E per questo Vico fa come gli investiganti, cioè riprende un insieme di tradizioni, i quattro autori, ma anche Cartesio. Cartesio forse è il filosofo più importante della scienza nuova, perché anche se non viene citato nella scienza nuova, perché Cartesio è il modello scientifico di una scienza che estende, che sviluppa il suo campo di investigazione al di là del chiaro e del distinto, cioè al di là dei limiti che Cartesio ha dato alla sua propria scienza. In questo senso penso che Vico sia più cartesiano che Cartesio, e allo stesso modo utilizza Lucrezio è stato mostrato in modo evidente da Enzo Pacci. Lucrezio è un autore molto presente nella scienza nuova, anche nei modelli, penso, di sviluppo della società, della civilizzazione, dell'umanità, insomma. Il libro quinto del Reum Naturae è molto presente nella scienza nuova, forse più presente che Tacito o Platone, un certo Platone. E per questo penso che Vico è allo stesso tempo un erede dell'Accademia degli Investiganti, in senso che fa come gli investiganti, utilizza non soltanto in modo teorico l'insieme delle tradizioni, ma utilizza ciò che viene... ciò che è utile, insomma, nell'economia della scienza nuova. Ma è anche critico di questa accademia, del metodo investigante, perché lui pensa, secondo me, che sia molto importante dare fondamenti molto solidi alla propria scienza e non soltanto pensare una pratica della scienza nuova, al punto che la pratica della scienza nuova è un testo che viene poi che è scritto nella seconda versione della scienza nuova e poi che viene rifiutato da Vico stesso, perché appunto la scienza nuova deve essere un testo teorico
anche se poi la questione dell'applicazione della pratica della scienza nuova è ovvia, è molto importante. Grazie. Sì, ci sono altre domande? Prego. Ricordo a chi ci segue da casa che da online, se vuole, può prenotarsi in chat per poi porre una domanda. Attiveremo il microfono e il video in modo tale da poter porre una domanda. Se faccio mio, entrambi. Ok. Allora, salve, professore. Volevo chiederle questo, ci sono dei passaggi nell'epistolario cartesiano che si prestano, diciamo, ad un'interpretazione diciamo, più fortemente materialistica del pensiero cartesiano, soprattutto nella vicenda, nella questione che poi era stata anche una parte del tema del dibattito per Grossandi, del rapporto tra anima e corpo. E cito questi due brevi passaggi dalle lettere, da alcune lettere, una del 1643 a Elisabetta e un'altra ad Arnaud del 1648, che sono citate nel libro di Maurice Merleau-Ponty, L'unione dell'anima e del corpo, Malebranche, Miron e Bergson, in cui Cartesio dice: tuttavia, poiché vostra altezza sottolinea che è più facile attribuire materia ed estensione all'anima che attribuirle la capacità di muovere un corpo e di esserne mossa senza avere materia, la supplico di voler liberamente attribuire tale materia ed estensione all'anima, perché questo non è altro che concepirla come unita al corpo. Nell'altra lettera d'Arnaud, invece, del 48, dice: se intendiamo per corporeo ciò che pertiene al corpo, pur essendo di una diversa natura, anche la mente può essere detta corporea, in quanto è idonea ad essere unita al corpo. Allora, questi aspetti, diciamo, insomma, che possono anche risultare sorprendenti, data la vulgata attorno a Cartesio, io volevo sapere se tra quella parte di cartesiani napoletani che aveva un'interpretazione più in senso materialistico, se questi aspetti fossero stati in qualche modo colti direttamente da Cartesio e non attraverso il filtro di Lucrezio o di Gassendi, se c'è nel materialismo napoletano, nel cartesianesimo materialista napoletano, una specifica attenzione, una lettura, come dire, indipendente e autonoma su queste porzioni più materialistiche del pensiero cartesiano, in particolar modo del rapporto anima e corpo. Grazie. Grazie. Non so se perché la connessione si è fermata, ma cerco di rispondere alla domanda. Se ho capito bene, ci sono due lettere di Cartesio che offrono, insomma, un'altra lettura, no? della diffusione di Cartesio a Napoli. Sì. Giulio, ho capito bene o no? Perché si è fermata la connessione e non è sentito l'autore delle lettere. Se non fosse stabile. Mi sente, professore? Sì. Io ho citato due lettere di Cartesio tratte dal libro di Maurice Merleau-Ponty. Sì, avevo capito. Sì. Sono due lettere in cui, diciamo, gli aspetti, diciamo, più strettamente materialistici del pensiero di Cartesio vengono un po' più in emergenza, perché addirittura vengono estesi alla questione di una interpretazione dell'anima in senso materialistico. Allora io le chiedevo se i cartesiani napoletani, una porzione di cartesiani napoletani, quelli che si affidavano a un'interpretazione più materialistica del pensiero cartesiano, avessero colto loro stessi questa porzione, avessero isolato questa porzione del pensiero cartesiano, o se il cartesianesimo napoletano materialista, diciamo più in senso materialista,
è inevitabilmente legato ad un'interpretazione che passa per Lucrezio, per Gassendi? Beh, io penso che passi attraverso entrambe le tradizioni, perché non ci sono soluzioni di continuità fra la tradizione lucreziana e quella cartesiana, e per questo De Benedictis è molto, molto, molto abile quando comincia per criticare i lucreziani, i materialisti, gli atomisti, i napoletani, per passare poi a Cartesio dicendo che insomma Cartesio è un erede diretto dell'atomismo e del materialismo. Ma se posso tornare sui novatores napoletani, leggono, non hanno letto tutto Cartesio, leggono Cartesio attraverso le specchimina filosofia, e non leggono, leggono soltanto i testi scientifici, non leggono la metafisica. Per esempio questa metafisica viene respinta nel parere di Capua, quando lui cerca, penso che sia nel libro quinto del parere di Capua, cerca di mettere in rilievo la specificità dell'anima rispetto al corpo, comincia per dire che effettivamente c'è una specificità dell'anima, che è l'immagine di Dio in noi, e che il corpo, la parte materiale dell'uomo, è una cosa più bassa. Ma poi dice che per mettere in moto quest'anima bisogna che tutti i sensi siano sollecitati dall'esperienza. Senza esperienza, senza il tramite di questi sensi, l'anima non esiste. Insomma, fa dipendere l'anima, la possibilità, l'anima di svilupparsi, dalla sua capacità ad avere un'esperienza molto ampia. E questo è quasi la stessa interpretazione che ritroviamo, come l'ho detto, nel Triregno di Giannone, in cui Cartesio, la metafisica cartesiana e anche la distinzione fra anima e corpo viene letta sia come un'abile strategia di dissimulazione di Cartesio, il famoso Larvatus Prodeo, o sia come una sopravvivenza, insomma, di una certa arcaicità in Cartesio, che rimane nei suoi testi. Ma l'importante per gli investiganti è la res extensa, la res cogitans non tiene affatto, anche non viene mai citata. È il meccanismo, è un meccanismo senza la res cogitans, si può legarlo facilmente con l'atomismo, insomma. Cartesio senza la res cogitans è un meccanicismo semplice. Grazie, professore. C'è una domanda, abbiamo una domanda online da Paolo Di Leo. Mi chiedo di collegarsi in video e attraverso l'audio, così può portare lui direttamente la domanda al professore. Prego Paolo, ci sente? Sì, mi sentite? Sì, la sentiamo o non la vediamo? Ecco, ecco, ora dovreste vedermi. Grazie per la bella lezione. Io ammetto di non conoscere quasi nulla di questo periodo della filosofia, in particolare dell'ambiente napoletano. Sono un lettore occasionale, diciamo così, di Vico, del quale ogni tanto mi sono interessato. E la mia domanda è forse un po' ingenua, un po' naif, ecco. Da quello che ho capito dalla sua bella relazione, Vico in qualche maniera si inserisce in un dibattito interno all'ambiente napoletano nel quale delle istanze di innovazione filosofica si erano scontrate con, da un lato, una reazione da parte di quelli che lei chiamava, gli autori chiamavano i veteres, e dall'altro questa reazione aveva potuto avere successo perché i cosiddetti novatores avevano rinunciato a un quadro teorico forte, diciamo, che implicasse anche una certa metafisica. Ecco. Allora mi chiedevo, il presunto, perché secondo me per tanti aspetti è presunto,
anticartesianesimo di Vico, no? Quando poi, come diceva lei giustamente, in realtà Cartesio è molto presente in Vico, lo ricordava anche in una conferenza qui all'Istituto anni fa, che io ho visto online, lo ricordava anche il professor Vitiello. Ecco, quanto secondo lei, e se si può dire, che in realtà Vico non sta tanto, come dire, reagendo a Cartesio, ma sta prendendo le distanze nella scienza nuova da quell'impostazione ateoretica, fondamentalmente ateoretica, dei novatores, e sta usando lo scacco dei novatores per sottolineare come in realtà, se si voglia stabilire una scienza solida basata su fondamenta sicure, come voleva fare Cartesio, l'ambito per fare questo non può che essere l'ambito storico. Quindi dice Vico, in poche parole, abbandoniamo quest'ambito fisico che ha a che fare con la materia e con le scienze positive esatte, perché è difficile lì stabilire dei principi e non si sa fin dove si possa arrivare, come sottointeso l'esperienza dei nostri novatores ci dimostra, e spostiamo l'attenzione su un altro campo senza però rinunciare a una forte pretesa teorica. Ecco, questa era la mia domanda. La ringrazio. Sono io a ringraziarla per questa domanda. Sì, perché quando si ci riferisce alla critica su Vico, adesso superata, spesso abbiamo un Vico completamente estratto dal suo tempo. Si è parlato, per esempio, c'è un'espressione molto famosa di Nino Cortese, di Vico è come un oasis nel deserto, come non ci fossero legami fra Vico e gli investiganti, o come se lo scacco degli, un certo scacco degli investiganti non permettesse un legame con Vico. Penso che sia un errore, che bisogna pensare e trovare questo legame tra l'esigenza di scienza del Seicento e l'apertura di un nuovo campo, un nuovo ambito nel Settecento, cioè il campo della storia degli uomini, che viene fatta dagli uomini. E per questo penso che Vico consente di spostare il campo dello studio dalle scienze della natura alle scienze, insomma, le cosiddette scienze umane, ma non dimentica l'esigenza di scienza dell'Accademia degli Investiganti, e non dimentica l'esigenza di scienza della Mathesis Universalis. Insomma, la Mathesis Universalis cartesiana viene limitata al chiaro e distinto. E poi Cartesio dice, al di là dell'evidenza, non c'è possibilità di una scienza vera. Vico pensa che c'è la possibilità di questa scienza, e tutta la difficoltà è di trovare i mezzi che consentono di fare questa scienza. Nella prima versione della scienza nuova, quella del 25, il titolo del primo libro è molto importante, perché è come un riassunto dell'impresa intera di Vico. Dice: necessità del fine di questa scienza e difficoltà dei mezzi. Necessità del fine perché appunto la storia, il campo umano, è il campo nel quale lo scienziato deve agire. Ma difficoltà dei mezzi perché appunto le categorie cartesiane, quelle che sono state trasmesse dalla storia del pensiero, queste categorie non possono essere utilizzate in questo nuovo campo. E tutto il progetto della scienza nuova, tutte le difficoltà, lui parla di aspre difficoltà, insiste su queste difficoltà, è di trovare nuovi mezzi, appunto la difficoltà di questi mezzi, per investigare la scienza dell'uomo, per esempio l'arte critica e così via. E per questo penso che la scienza nuova non sia, non penso che Vico sia un oppositore di Cartesio, ma la scienza nuova è
una scienza insomma più ampia, una definizione più ampia della ragione cartesiana, perché va al di là dei limiti che sono state poste da Cartesio stesso. E forse è più cartesiano che di Cartesio. Non ti sento, Giulio. Non ti sento, sei muto. Ci senti? Sì. Perfetto. Dicevo, approfitterei ancora con un'ultima curiosità, soltanto che ci permette anche, come dire, di fare un passo ulteriore in direzione anche di della giornata di domani, e cioè un elemento che è abbastanza particolare rispetto all'utilizzo anche di Cartesio e del nome di Cartesio che viene fatto agli accademici investiganti, ma del loro fare scienza e questa dimensione civile politica che in un certo senso sembra assente nel Cartesio effettivo, o quantomeno è presente in alcune lettere, ma questa dimensione civile politica che sembra assente e che invece è presente nella trasposizione investigante. E ecco, mi incuriosiva questo aspetto, che sembra effettivamente un elemento di novità rispetto anche alla diffusione del cartesianesimo in Francia, mentre a Napoli viene investito di una dimensione civile. Sì, per questo tutti i cartesiani, i cosiddetti cartesiani, sono proprio quelli che, criticando Cartesio, hanno sviluppato Malebranche, Spinoza, Leibniz, una nuove prospettive politiche e giuridiche. Sono cartesiani che sono andati al di là di Cartesio stesso, eppure si dicono che sono cartesiani. Leibniz, per esempio, è un giurista molto, molto importante. Spinoza ha sviluppato un pensiero politico molto, molto, molto famoso, molto importante, anche da un certo punto di vista la filosofia, un certo Malebranche, una certa fortuna di Malebranche, viene inserita in una tradizione materialista. E per questo direi che tutti i cartesiani, grandi cartesiani, ma anche i più piccoli, sono proprio quelli che hanno attaccato Descartes su questa limitazione del campo di investigazione della scienza. Come scrive Vico, per esempio, nella lettera a Saverio Stevan, non bisogna fare entrare giovani, si è cominciato parlando dei giovani, non bisogna fare entrare giovani in mondo come fosse composto di linee algebriche, di spezie algebriche, cioè una finzione, perché è proprio la finzione che viene criticata in Cartesio. E perché, appunto, per Vico, La pratica, un agire efficace è la cosa più importante. Non possiamo contentarci della finzione. È proprio questa finzione che viene criticata nella topografia, quando dice che non figerassi ciò che qui assolutamente ha finto Cartesio. Perché appunto la finzione non è legata alla realtà, e la cosa importante è di capire questa realtà per essere in posizione di agire su di essa. E per agire su questa realtà bisogna investigarla in tutta questa, nella sua complessità. Penso che l'impresa e anche l'economia, la struttura della scienza nuova è questo obiettivo, di rispondere a Cartesio, di fare ciò che Cartesio non ha lasciato fare, insomma, ponendo limiti e frontiere. Grazie per le risposte. Se
Se non ci sono altre questioni né in sala né online, io ne approfitterei per ringraziare ancora il professor Girard per la sua relazione e per tutto il tempo che ci ha dedicato nel dibattito. Ringrazio quanti ci hanno seguito online, presenti, e do appuntamento a domani, sempre alle 16. Ascolteremo una relazione del professore Fabrizio Monco. Grazie ancora a tutti e a domani. Grazie ancora al professor Girard. E a tutti gli amici. Ciao, ciao. Ciao. A domani.